Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, che qui è l'organizzatrice, l'ispiratrice di questo evento per l'eutanasia e soprattutto per sollecitare una pronuncia da parte del Parlamento, perché la Corte Costituzionale in qualche modo ha dato un tempo al Parlamento affinché si pronunciasse. Questo tempo sta scadendo. Filomena Gallo peraltro è anche avvocato. Ecco, lei nutre qualche speranza o alla fine, come in altri casi, i giudici decideranno sui diritti umani di questi di cittadini italiani? Ma già a giugno abbiamo appreso che non c'era nessuna volontà politica di arrivare con un testo base in aula per parlare di eutanasia, di suicidio assistito. Io voglio andare anche indietro nel tempo. Nel 2013 abbiamo depositato una proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione dell'eutanasia. L'abbiamo scritta, redatta come associazione Luca Coscioni con Radicali Italiani e tante altre organizzazioni. Abbiamo raccolto oltre 67.000 firme, ad oggi sono più di 130.000. Il Parlamento non ha mai discusso il tema in aula, eppure la Carta Costituzionale consente ai cittadini di diventare legislatore e proporre al Parlamento temi su cui chiedono una legge. La Corte Costituzionale lo scorso ottobre ha emanato per la prima volta una decisione che rinviava l'udienza di discussione, in uno spirito di dialogo invitava il Parlamento a legiferare su un tema che sappiamo essere delicatissimo. A giugno abbiamo appreso che questa possibilità non c'era, siamo a pochi giorni dalla udienza in Corte Costituzionale, oggi attendiamo una sentenza della Corte, che chiarisca se il Tribunale di Milano dovrà condannare Marco Cappato alla reclusione da 5 a 12 anni. Ma in quell'ordinanza che è stata emanata lo scorso ottobre, la Corte ha evidenziato che nel nostro Paese c'è una compressione di diritti, c'è un vulnus. Chi è capace di intendere e di volere, come Fabiano Antoniani, con una grave patologia che produce sofferenze, che non vuole le cure palliative, non vuole la sedazione profonda, ma vuole porre fine alle proprie sofferenze con un farmaco letale, in Italia non può farlo, deve andare per forza all'estero. È come se perdesse il diritto di cittadinanza, ma abbiamo una carta costituzionale che invece gli riconosce quell'autodeterminazione che può esercitare. E quindi una sentenza e consentirà a tante persone di poter decidere in Italia con i propri cari, nel proprio paese, come porre fine alle proprie sofferenze. Poi il Parlamento potrà intervenire con una legge che però si dovrà muovere nella strada della sentenza che sarà emanata. L'abbiamo già visto in passato, se pensiamo alla giurisprudenza costituzionale, la Corte è intervenuta su temi importanti con sentenze di incostituzionalità anche parziale a volte, ad esempio la decisione sull'aborto, la sentenza 27 del 75. Poi nel 78 il nostro paese ha avuto finalmente una legge che consentiva di interrompere la gravidanza su determinati presupposti. Con la legge 40 noi abbiamo visto solo l'intervento della Corte, il Parlamento non è mai intervenuto e forse è meglio che non intervenga visto il modo di legiferare che ha. Quindi confidiamo in presto a risentirci, direi, dopo il 24 settembre per poter commentare una sentenza, se sarà emanata, è quello che ci aspettiamo, il Parlamento potrà legiferare dopo. Ormai ha perso l'occasione di farlo prima dell'udienza in Corte. Filomena, un'ultima domanda sul metodo. Questo è un metodo che è partito in qualche modo da una storia, da una vicenda personale che ha assunto un valore anche politico, è passato attraverso la magistratura, peraltro anche con un certo pathos, perché il PM, il militare di Bavaria, Tiziana Siciliano, se non sbaglio, con un certo pathos addirittura si è dichiarato innocentista rispetto a Marco Cappato, e si sta sviluppando un dibattito fino appunto addirittura alla messa in discussione o per una verifica di legittimità costituzionale dell'articolo 580 del codice penale. È un percorso tutto radicale, ci riporta alle battaglie radicali con Marco Pannella inaugurate da lui. Ma va anche oltre, ecco, perché quando io mi ricordo che una volta ci fu un congresso del Partito Radicale dove
si decise di attivare tutte le giurisdizioni sui vari temi. E così noi abbiamo fatto in questi anni e i fatti ci hanno dato ragione, l'abbiamo visto sulla fecondazione assistita, siamo usciti anche dai confini nazionali fino ad arrivare in Costa Rica, la Corte Interamericana dei Diritti Umani, in ultimo dinanzi alla Corte Costituzionale della Colombia. Abbiamo attivato giurisdizioni per affermare libertà che corrispondono a dei diritti. La disobbedienza civile di Marco Cappato ha richiamato l'attenzione su un divieto che non appartiene più al nostro ordinamento, vista la Carta Costituzionale, e oggi attendiamo quella decisione. Grazie, Filomena Gallo.